Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Come state? Spero tutti bene. Sono Gabriele e oggi vi preparo un pane veloce da preparare e ottimo in tutte quelle occasioni dove avete tempo contato, vi salverà davvero la vita. Ma prima di cominciare, se il video vi piace e vi è utile, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi video e le novità. E mi raccomando, condividetelo su tutti i vostri social. Un consiglio, seguite la ricetta fino alla fine, altrimenti non vi verrà buona come la mia. In questo canale Omino Focaccina troverete ricette facili, veloci e sfiziose. Ingredienti: 250 g di farina 00, 125 g di yogurt, preferibilmente greco, 40 g di acqua, 20 g di olio di semi di girasole, mezza bustina di lievito per torte salate e un pizzico di sale. Unisco la farina, il sale, il lievito, mescolo con un cucchiaio, aggiungo l'acqua, l'olio e infine lo yogurt. Mescolo con il cucchiaio. Quando l'impasto avrà questa consistenza, continuo a mescolare a mano. L'impasto è pronto, adesso lo copro con un canovaccio e lo lascio riposare per almeno 15 minuti. Infarino leggermente la spianatoia, recupero l'impasto che ha riposato, lo infarino leggermente, allungo un po' l'impasto in modo da dargli la forma di un salamino. Lo divido a metà, per il senso della lunghezza, e poi lo divido in tre parti, nel senso di altezza. In questo modo otterrò sei pani più o meno della stessa misura. Con l'aiuto di un mattarello, piattisco un po' il pane con la mano, in modo da creare un piccolo cerchio, poi con l'aiuto di un mattarello lo stendo. Questa è più o meno la dimensione che dovremmo ottenere. Dopo la prima stesura riprendo il disco d'impasto e lo stendo molto bene in maniera da lasciarlo bello sottile e farlo cuocere come si deve in padella. Padella bella calda, senza olio, e cominciamo a cuocere. Appena cominciano a comparire le bolle, girerò il pane dall'altra parte. Il pane sotto è bello cotto, vado a girare. Pane cotto, guardate che spettacolo. E ora ragazzi, assaggio. Guardate che bel panozzo che è venuto fuori. Non è un pane che risulta particolarmente croccante, anzi rimane bello morbido. Lo yogurt gli conferisce una fluffità incredibile. Veramente buono. Anche la ricetta di oggi finisce qui. Se aveste dubbi o perplessità sulla sua realizzazione, scrivetemelo nei commenti e vi risponderò nel più breve tempo possibile. Qui sotto trovate anche gli altri miei social, Instagram e Facebook. Fateci un giretto per scoprire tutte le anteprime e le novità. Qui sopra vi lascio il mio secondo canale tech, dategli un'occhiata, merita davvero. Qui sopra vi lascio anche la ricetta di un altro pane, il pane arabo, che è molto conosciuto e anch'esso molto facile da realizzare e buonissimo. Qui sotto nell'info box trovate un piccolo shop di Amazon che ho creato per voi con tutta l'attrezzatura che utilizzo per cucinare. Acquisterete da lì, a voi costerà la stessa identica cifra, ma darà una mano al canale a crescere e a portarvi contenuti sempre più esclusivi e interessanti. Ora non mi resta altro che salutarvi, ciao da Gabriele, alla prossima domenica alle 14, mi raccomando non mancate.